Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Stavolta sono io con la mia ex amica Valeria. Tutto a posto, era un bellissimo sogno, ma comunque rimane un sogno perché avere un feeling con una persona che ormai non hai più niente da raccontare, non ti vuole più nella sua vita, è solo nei sogni succede, perché nella realtà è ben diversa. Sarà sempre un sogno sognare una donna finché non mi sistemo io con la testa, non mi sistemo economicamente, non mi sistemo tante altre cose. Sarà sempre un sogno sognare una donna. Pratica, cosa è successo? Mi ha fatto riflettere proprio il mio amico, anche il mio cugino Tommaso. Il mio amico cosa mi ha detto Maurizio? Ha detto Giovanni, tu devi uscire, piano piano devi uscire da questa situazione, perché a me prima ti impegnavi un po', adesso non ti stai più impegnando. E questo mi ha fatto riflettere perché veramente sono in questo tempo io sono peggiorato, in questi ultimi tempi sono peggiorato. Oggi però mi è scattato qualcosa come dire non voglio bere, voglio mangiare poco possibile, questo e quell'altro. Sono andato anche a pesare 122 kg nudo, quindi tantissimo, molto, molto. Veramente, negli ultimi 2 giorni mi sono lasciato andare a bere parecchio, perché ho bevuto un sacco di birra, ho bevuto anche una bottiglia di Jim Lemon, perché comunque sono lasciato un po' andare, ecco, sono lasciato un po' andare. Non è giusto perché posso buttare via la mia vita. Non sono padrone più di me stesso. Già ho dei debiti di 40 euro di birra con la mini market. Infatti, stamattina non ho preso neanche un alcolico. Però voglio cantare vittoria perché giuro che posso, stasera posso pure che bevo. Quindi è inutile che io spingo a dire, ma io smetto, sono smesso, smesso, smesso. No, perché basta una schedina andata male, una parola di troppo fuori, uno mi guarda assorto, più che vado a bere. E là dovrò lavorare sul fattore mentale, essere più forte degli altri, più forte di me stesso, a dire no, senti, io non voglio bene, qualsiasi cosa succeda, mi manga a letto, mi incateno, non lo so, sarei fatto che devo, ci devo riuscire. Ci devo riuscire a uscire da questa situazione. Cioè, manco 15 giorni all'inizio del mese per avere altri soldi. Voglio cercare di riuscirci a bere molto meno, magari offerto, oppure mangiare sano, un po' mangiare poco. Lo devo per me stesso, perché non posso continuare così. Sono ambiguo, certo altri video sono ambiguo, ho ancora l'acidità, poi sono andato come pazzo a fare la spesa, posso, faccio 5 passi che sono l'affanno e non va bene perché devo migliorare la mia vita, devo vedere come devo fare. Insomma, veramente la donna, io anche con le donne ho un brutto rapporto, ma al di là che io sì, sono misogino perché non stimo le donne di oggi, non ho per niente fiducia in loro e faccio bene a non averne, però pur vero che io se devo parlare, se non sto mai bene, o me stesso, non recupero la mia forma specifica, non sto bene con la testa, non potrò mai avere, perché giustamente come la buzzicona che è scappata, perché il mio carattere, anche se mi ha mentito, quella bastata, poi altre ragazze come Valeria e Marina sono spaventate di me, e ancora oggi chi non mi risponde, chi mi blocca se mi vede, quindi questo lascia, che fa capire che io distruggo ogni cosa che ci sta col mio carattere, quindi non è solo fatto la bellezza e l'estetica, che non sono un gran belloccio, che sicuramente sono un ragazzo che può piacere o meno, però sono anche il tipo che mentalmente non sto bene con la testa. Per stare bene con la testa, ho pensato a me stesso, sulle mie qualità, sui miei pregi e difetti, migliorare e poi vedere come devo fare. Comunque, ci devo riuscire a migliorare la mia vita perché sto sentendo 5 anni suonati e devo uscirci per forza, altrimenti finirò sempre in peggio. Muoio di qualche cirrosi epatica o tumore, per se continuo così, oppure qualche ictus, qualche ischemia, non lo so che cazzo può venire con l'alcol. O mangiare tanto, aumentare di peso, proprio di quantità cardiovascolari, questo e quell'altro sicuramente, ammesso che già ce l'ho, che devo fare le visite. E detto questo, ho una psicologa che non serve proprio, non ci sta proprio, ecco perché a volte, molte volte meglio andare a pagamento, perché la mutua è come se non ci non sono obbligati a starci, che loro pensano, loro cioè, sono gratis, vengono manco pagati. Ho la mia che non è buona, poi lo vedo un po', perché forse cambia la psicologa, non lo so, che non mi trovo più bene, che non ci sta mai, non mi serve. E poi che dire, per il resto io spero ovviamente di riuscire da solo, perché da solo si tratta, queste sono cose che sempre da solo ce la devi fare, di uscire da questo tunnel, da questo fondo, come diceva la mia amica Valeria, che sta sempre molto saggia in questi consigli, e risalire mano a mano, in modo da migliorare la mia vita, piano passo dopo passo, non dico tutto una botta, perché è già molto che io riesco a scendere di peso, 20-30 kg e riesco a trovare già 10 kg forse in grande passo oggi adesso attualmente, oppure
a smettere di bere. Questi sono due enormi passi che man mano con la costanza, con il rendimento posso riuscire a raggiungere. E mi auguro ci riesca ovviamente. Su questo ragazzi vi saluto, vi auguro una buona giornata e buone cose. E grazie per le persone che hanno speso una parola in questo momento. Purtroppo era la scusa di mio padre che è morto, non regge, perché vedo che su 16 anni sono passati, ma io sono più paradossalmente, sono più male ora, in tutta la mia vita, non capisco più un cazzo della mia vita, ora che purtroppo all'epoca stavo malissimo, stavo distrutto, perché la morte di un padre ti distrugge. Però comunque adesso ho più voglia di vivere, devo trovare voglia di vivere, le passioni, una volta avevo più passione, voglia di vivere, reagivo di più, devo reagire stavolta, pure stavolta, non devo mollare. Tutto questo ragazzi, buona giornata e buone cose.